Palermo cinico, Teramo generoso, indomito ma sconfitto. A dire il vero, qualche rimpianto. Primo tempo giocato sotto ritmo, soprattutto recriminazioni piuttosto fondate per il rigore dell'1-0. I rosanero accedono così al secondo turno dei playoff. Tante defezioni da una parte e dall'altra. Il Palermo recupera Bomber Luca, che però riparte dalla panchina 3-4-3 davanti Floriano e Canute a supporto di Rauti. Nel Teramo l'unica novità rispetto al match con la Viterbese è il rientro di Capitan Rigoni. Ancora ai margini Diakité, Lasic terzino destro, soprano centrale, formazione pressoché tipo. Ilari e Costa Ferreira esterni di centrocampo, Bombaggi tra le linee alle spalle di Birligea, ex al pari di Santoro. Al primo vero affondo Canute fugge sulla destra, invito morbido, Valente si coordina, Lasic si oppone così. L'arbitro vede un tocco col braccio attaccato in realtà al corpo, almeno così sembra. Calcio di rigore giallo per il terzino biancorosso sul dischetto glaciale Floriano. Lewandowski spiazzato. 1-0 Palermo. Sono trascorsi appena 9 minuti. Il match si mette così nel migliore dei modi per i siciliani, a cui tra l'altro è sufficiente un pareggio. La squadra di Filippi fa molta densità, non concede spazi e soprattutto aggressiva. I biancorossi mancano di forza penetrativa, non è una novità. Finale di frazione, invito di Marconi, sponda di Saraniti, subentrato a Rauti, soprano in ritardo e acrobazia di Luperini, evidente l'infortunio di Lewandowski. 2-0 per il Teramo, un Everest da scalare. Nella ripresa subito Bombaggi, prima su calcio franco, poi in contropiede. Il 10 biancorosso ignora Ilari, arma il destro, velenoso, Pelagotti sventa. L'estremo difensore siciliano si supera un attimo dopo su questo fendente di Costa Ferreira, servito da Bombaggi. Nel frattempo Kere Mateng per l'infortunato Birligea. Nel Palermo Santana, 40 anni il prossimo dicembre, rileva Floriano. Teramo indomito, destro poderoso di Santoro, insuperabile Pelagotti che 2 minuti più tardi esce a vuoto, porta sguarnita da posizione impossibile, ci prova Bombaggi, la palla corre sulla linea di porta e si spegne a fondo campo, quasi allo scadere, tiro radente di Costa Ferreira, Pelagotti risponde ancora presente, finisce così 2-0, peccato, ma per i biancorossi solo applausi.